Hai detto bene, Pasquale, ci ha raggiunto Gaetano Auteri, una vittoria importante, sicuramente non semplice la partita, anche per colpa degli infortuni che l'hanno condizionata, un Altamura che giocava con questo centrocampo molto folto, però poi alla fine anche gli episodi fanno la differenza. No, vabbè, al di là degli infortuni mi auguro non siano, perlomeno non sembrano cose gravi. Ferrara ha avuto si è subito fermato una contrattura, a Campora vedremo, ma al di là degli infortuni insomma abbiamo proceduto con i cambi. Loro hanno scelto oggi di venire tutti dietro, cosa che in queste prime tre partite non avevano fatto. Hanno fatto molta densità, ma più che al centrocampo la facevano negli ultimi 25-30 metri. Non era facile trovare gli spazi, inizialmente lo abbiamo fatto bene ma non abbiamo concluso bene. Parlo soprattutto del primo tempo, di situazioni abbiamo creato anche nel secondo tempo, anche se siamo stati meno lucidi nel fraseggio, perché poi non siamo neanche riusciti a tirare in porta, ma di situazioni importanti ne abbiamo create tante. Un paio di situazioni in cui la Mesta in un 2 contro 1, bastava dare una palla a Manconi, sarebbe andato in una ripartenza, uno dei pochi momenti in cui avevamo trovato spazi. E non siamo riusciti a darlo, c'era un inserimento dall'altra parte, credo, di Starita, non siamo riusciti a servirlo anche con passaggi facili. Abbiamo avuto tante di queste situazioni, però la squadra ha sempre giocato, ha sempre mantenuto ordine, compattezza. Secondo tempo, come spesso capita in questa categoria, i ritmi di gara diminuiscono perché ci sono tante perdite di tempo, a parte i cambi che sono fisiologici, però spesso è capitato, quindi, che qualcuno si butta a terra, l'arbitro interrompe, eccetera. La C è questa, ma noi abbiamo avuto sempre per tutta la partita la stessa faccia, più ordinata e più veloce, più incisiva nel primo tempo, un po' a sprazzi nel secondo tempo, però poi abbiamo sempre mantenuto quell'assetto, abbiamo sempre cercato di vincerla questa partita e alla fine l'abbiamo fatto, anche i calci d'angolo a favore, 8-9 calci d'angolo, questo è il segnale che abbiamo messo pressione. Ma intanto abbiamo buoni calciatori, a parte Campro che è uscito, La Mesta calcia bene, Prisco calcia bene, quindi abbiamo buoni calciatori e questo è molto importante quando si battono calci piazzati a favore, perché se la traiettoria non parte in un modo efficace difficilmente puoi trovare spunti. Abbiamo fatto bene, questa è una vittoria importante contro un avversario che ha cambiato, ripeto, rispetto alle prime tre partite totalmente atteggiamento, perché per le prime tre partite ha accettato il confronto, oggi hanno scelto di mettersi pronti via sempre dietro e non è facile per nessuno, neanche per noi, però per molti tratti di partita abbiamo fatto bene sul piano del fraseggio e sul piano della pericolosità. Poi è chiaro che sono partite che quando le sblocchi, vedi poi l'episodio del secondo gol di Lanini, gli spazi si aprono e se fosse capitato prima sarebbe stata fino alla fine una partita diversa. Beh, ci sono avversari e avversari, noi cerchiamo di avere sempre lo stesso atteggiamento e gestire, abbiamo fatto gol quasi allo scadere della partita, dobbiamo giocare, poi chiaramente nei minuti di recupero la partita finisce, ma loro hanno aperto un po' di spazi, lì hanno allentato un po' le maglie difensive ed era a quel punto, anche per le caratteristiche dei nostri attaccanti in quel momento in campo, Lanini, Starita, eccetera, era facile andare negli spazi. La squadra ha fatto una partita senza mai rischiare, tranne in alcune situazioni. Sono partite così, noi dobbiamo essere contenti di questa partita, perché non è che i risultati sono stabiliti a priori. Dobbiamo essere contenti perché è stata, voglio dire, sofferta, nel senso che abbiamo fatto gol alla fine, però per tutta la gara ci abbiamo provato in tutti i modi, con le conclusioni da fuori, con le palle inattive, provando ad entrare. Tante volte l'abbiamo fatto bene e non siamo stati risoluti, tante volte ci è mancato l'ultima scelta, l'ultimo passaggio, però la squadra ha sempre giocato da squadra ed sono ragazzi giovani che stanno anche crescendo. È chiaro che senza Ferrara e da Campora abbiamo perso qualcosina, perché Viscardi non è Ferrara nella distribuzione del gioco, ha altre qualità, però poi abbiamo sempre giocato da squadra ed è una vittoria importante questa, perché poi facile non è mai. Fa bene la vittoria all'ambiente, circa 400 tifosi al seguito, fa bene il gol a Lanini che in un momento di difficoltà iniziale insomma sicuramente aiuterà. Scusate, un momento di difficoltà. Lanini un po' si deve aiutare da solo, ma non credo che sia in difficoltà. Lui sa cosa deve fare, lo può fare bene,
assieme a tutti gli altri, come uno può fare Pellingeri, come uno può fare La Mesta, come uno può fare Manconi. Dobbiamo sempre giocare da squadra, gli attaccanti vanno sostenuti, credo che questo lo facciamo bene, perché siamo associativi, poi dobbiamo imparare a essere più risoluti, a fare anche i gol sporchi, perché quelli sono importanti in alcune partite, che poi cambiano le partite tatticamente. Andiamo avanti perché siamo appena alla quarta giornata di campionato e quindi ha voglia di strada da fare che c'è.